Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata niente progetti per il futuro. Scritto e diretto da Francesco Brandi con Giobbe Covatta e Denzo Iacchetti. Lo spettacolo ha inaugurato la stagione di prosa del Comune di Gioia del Colle, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Niente progetti per il futuro è un gioco teatrale surreale, una parabola contemporanea che cerca di raccontare con i toni della leggerezza e del paradosso una società in crisi, dove i valori dell'uomo appaiono lisi e sfilacciati sullo sfondo di un impoverimento spirituale. Per la prima volta insieme a teatro, Giobbe Covatta e Denzo Iacchetti, diretti dal regista Francesco Brandi, che è anche autore del trattamento. Ne parliamo con i protagonisti. Ospiti di Dietro le Quinte, oggi Giobbe Covatta e Denzo Iacchetti. In questo periodo un po' così di crisi, quindi mai come questa volta spettacolo azzeccatissimo, si parla di realtà ma si ride anche? Che cosa accade? Ci sono due suicidi intanto. Sei tutto, già le sai le cose. No, sono due suicidi, aspiranti suicidi che si incontrano sul ponte, quello che sta alle nostre spalle, e tra sì, risate anche, riflessioni di tanto in tanto, storie che si intrecciano, si arriva verso una fine della quale non vi narreremo l'epilogo neanche sotto tortura. Parliamo un po' dei personaggi, che sono tra l'altro dei personaggi diversissimi tra loro. Come avete un po' costruito la psicologia? Beh, il regista credo che abbia scelto in base a quello che poi ha scritto. Io sono un divo della televisione, però in debacle, nel senso che non ha più chance, l'hanno tolto dalla TV, il suo è più popolare, lui tenta di uccidersi per un motivo che per lui è importantissimo, la moglie gli ha fatto le corna, quindi per lui la vita non ha più senso e lui è un personaggio di tutti i giorni, fa il garagista, ecco, si incontrano, poi lui mi ha visto in televisione, si accorge di avermi visto in televisione, cominciano gli intrecci. Niente progetti per il futuro ha vinto il premio Flaiano 2009 per Masolino d'Amico, è un dramma sottile e coinvolgente, spesso imprevedibile, nel rappresentare l'incontro di un semplice garagista con un VIP della televisione, colto e intelligente ma egocentrico oltre ogni limite. I due protagonisti non hanno progetti per il futuro, infatti sia Ivan che Tobia non ne vogliono coltivare, sono due aspiranti suicidi. Si incontrano nottetempo su un ponte pedonale di una grande città, Iacchetti è pronto a buttarsi nel baratro ma viene interrotto sul più bello dal sopraggiungere di un Covatta con la corda al collo. I grandi attori da palcoscenico, prendiamo che ne so chi scriveva per il teatro, Lerici, era lì in platea e ogni giorno cambiava delle battute. A voi come funziona? Vi capita che lo spettacolo evolva di replica in replica oppure no? Ma tu stai parlando dei grandi attori. E perché voi non siete dei grandi? Mo quando incontriamo un grande attore te lo mandiamo e tu lo fai l'intervista. Sì, no, improvvisiamo anche perché ci conosciamo da talmente tanto tempo che a parte il fatto che si fa recitare tutte le sere la stessa cosa, uno si annoia. Il teatro ha un limite, che è quello della noia. C'era il grande Orson Welles che diceva: quando recito Shakespeare e mi rendo conto che mentre recito sto pensando che a casa non ho più neanche un paio di calzini puliti, è il momento di cambiare spettacolo. A proposito di questo, qual è la scena più divertente? Dove vi divertite e il pubblico si diverte? Ieri sera, per esempio, mi ha detto: Tobia, ti faccio passare l'anima dei guai, che ormai è diventata una frase, ahimè, è diventata tristemente famosa. È la frase detta al capitano Schettino dal comandante De Rosa, sì, sul disastro della nave, insomma. E quindi questa battuta è entrata così all'improvviso, mi ha bloccato, perché poi lui fa apposta, il suo intento non è quello di guadagnare soldi o la paga o di venire a fare teatro, il suo intento è fare in modo che io non possa continuare a recitare, perché ho la risata facile e spesse volte
non riesco a fermarmi. Di solito quando ci sono due attori in scena si dice ma chi è la spalla e chi invece è l'attore portante? Ma con voi due c'è molto imbarazzo, nel senso che siete due personaggi molto forti sulla scena. Non vi è mai capitato di, tra virgolette, scornarvi o non essere d'accordo su come... Ma a vedere Giulietta e Romeo? Chi è la spalla? Non c'è. Uno fa una cosa, uno ne fa un'altra. No. Quando è che si sta bene con un altro attore? Perché per esempio proprio Enzo? Perché ci conosciamo da 30 anni, perché facciamo questa roba, continuiamo a prenderci per il culo da 30 anni a questa parte, perché lo spettacolo dura 2 ore, ma la tournée poi dura 24 ore al giorno. E perché proprio Giobbe? Perché ti sei trovato bene con lui? Intanto voi siete molto teatrali già, questo intervistarvi, facciamo un altro spettacolo, cioè complimenti, siete quello teatralissimi. Non merito il cappello. Ah, ecco. Perché proprio Giobbe? Noi avevamo questo desiderio di fare una cosa insieme già da tantissimi anni, solo che sia io che lui eravamo sempre pieni di impegni. Allora 2 o 3 anni fa abbiamo deciso, quando abbiamo fatto una vacanzina insieme, di dire nel 2011... teniamo liberi questi 5 mesi. Abbiamo detto facciamo una cosa, ma questi calendari in questo spazio non ci mettiamo nulla. Tu che preferisci, sassi o la corda? No, non li voglio i sassi. No, guarda, la corda è brutta, veramente. Non voglio neanche la corda, va bene. Bravo, i sassi! Ah! Madonna santa, ma tu, ma sei scemo! Io sono scemo, tu sei scemo, ma puoi cadere, è pericolosissimo questo. Due destini diversissimi, un divo della televisione in disgrazia, ricco, colto e con una bella dose di cinismo, l'altro un operaio semplice ma con un cuore grande e una naturale saggezza. Si incontrano anche due tipi di umorismo diverso ma complementare, l'uno del nord e l'altro del sud, che scardina i tempi teatrali della commedia attraverso improvvisazioni che offrono un respiro sincero e vitale. È riuscito a dirigervi il regista oppure no? Perché siete due mattatori che... Beh, siamo diretti a vicenda, diciamo. Avete diretto il regista, allora... Ecco, abbiamo un'esclusiva di dietro le quinte. Abbiamo un'esclusiva. Come la Merkel e Sarkozy. Rispondi tu. Avete cambiato qualcosa? Cioè, questa scena avete detto no, ma non è proprio roba, non si può fare in questa maniera. Abbiamo lavorato insieme. Quanto c'è di vostro nello spettacolo? C'è. Le parti soprattutto di coppia comiche sicuramente sono venute crescendo durante le repliche, sono nostre, insomma. Poi la commedia, lui ha vinto anche un premio, il premio Flaiano, che non è una sciocchezza, ha fatto il suo lavoro, e però eravamo in collaborazione, comunque eravamo d'accordo, lui ha detto voi se avete qualcosa me lo dite, mi fate vedere, se mi piace lo fate, se non mi piace lo fate. Narrazione mai scontata, dove si alternano momenti di grande ilarità a momenti di sorridente melanconia. La capacità del teatro di mescolare storia, personalità degli attori, atmosfere registiche e divertimento del pubblico. E l'incontro tra due disperazioni che provengono da mondi diversi, che fa nascere una sottile e solidale amicizia. Finale rigorosamente a sorpresa, tutti i dettagli della tournée su www.lacontemporanea.com. E adesso concludiamo chiedendovi, ma in che direzione deve andare il teatro oggi? La direzione qua della comicità, che però fa riflettere? Il teatro è fatto da un'infinità di sfaccettature, il teatro deve andare in tutte le direzioni che gli sono consone e che gli sono possibili. E se tu mi dici però quali sono le... Questo che funziona magari sulla scena, bisogna mettere d'accordo botteghino e... Infatti bisogna mettere d'accordo il botteghino e l'aspetto artistico. Detto questo, poi ci sono degli spettacoli, vedi Ronconi, che costano 1,5 milioni di euro e incassano 35.000 euro. Prova ad andare a vedere se gli levano 1,5 milioni a Ronconi, ma giustamente glielo lasciano, non è una polemica questa, perché boh, certo il botteghino è importante, ma se pensiamo solo al botteghino noi siamo rovinati. Certo. Per te? Per me la cosa più importante sarebbe fare in modo che i teatri non chiudano, ecco, questo è... Poi quello che ci fai dentro, come diceva Giobbe, va bene tutto, da Ronconi ai cabarettisti. Ah! La puntata sui gays, me lo ricordo, mamma.
Me lo ricordo che tu ti sei messo a difendere i gays, che io ho pure pensato, ma come è che Tobia Tedeschi è Riccione? L'ho pensato. E adesso weekend a teatro. Al Teatro Kennedy di Fasano, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Al Teatro Royal di Bari, Tom Paine. Al Teatro Rossini di Gea del Colle, La Commedia di Orlando. Al Teatro Mercadante di Cerignola, Un americano a Parigi. E con questo è tutto, vi ricordo per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com e arrivederci alla prossima puntata.